è piovuto dal cielo un oggetto meraviglioso che però non si accende. Guardate che cosa meravigliosa. Un tritacarte pazzesco, pazzesco, guardate, è pazzesco, veramente pazzesco. Vediamo, vediamo, vediamo. A quanto pare non è mai stato aperto, c'è un sigillo di garanzia. E c'è anche un microscopico ragnetto. Bene, bene, un buon segno, un buonissimo segno. Allora, qua c'è il sigillo di garanzia che io bucherò con violenza. È uno shredder, un tritacarte, un tritalattine, un tritacose. Noi ci triteremo di tutto, ovviamente, se riusciremo a farlo funzionare. Noi triteremo. Però non si accende, non capisco. Vediamo se ha un problema banale, come spero. Ecco, si apre, guardate che magnificenza. Wow, è un oggetto, a tutti gli effetti questo è un vero e proprio oggetto. Ha delle macine che vengono mosse da questi ingranaggi. Sono ingranaggi di plastica. E questo è un pezzo unico. Guardate che magnificenza, che meraviglia. Perché non ti accendi? Perché tu non ti accendi? Ora lo capiremo. Perché tu hai un motore elettrico e il tuo condensatore è andato a fare i nano? Forse per questo semplice motivo? Forse il tuo condensatore ha deciso di andare a Fanano? A visitare il mitico paese di Fanano? Ora io qua vedo uno switch, vedo un altro switch che potrebbe essere uno switch di sicurezza. Si chiude questo switch di sicurezza, vero? Siamo sicuri che si chiude? Sì. Insomma, io non lo sento chiudersi questo cazzo di switch di sicurezza. Vediamo se lo accendo così. E allora è lo switch di sicurezza che non chiude. E allora sei tu il problema. Sei tu. Sei forse fuori posizione? Egli ha girato. Egli ci ha dato segni di vita. Ah, vedo che c'è un... molto interessante. C'è un pirlo. Un pirlo mancante. Nel sistema di sicurezza manca un pirlo. Vediamo. Meglio togliere la spina. Allora, il sistema di sicurezza qui prevede, ecco, vedete, c'è un pirlo che manca qui e noi ora gli ficcheremo qualcosa. Ma guardate che strano. Certo che sei stato buttato per questo motivo è veramente una, vediamo, io ci metto questo pezzetto di, vediamo un po', no, non ci entro, devo trovare un pirlo da inserire, un pirlo da mettere qui per fare questo.
Vedete, qua ci sono dei pezzi di carta. È pieno di carta questo oggetto. Forse andrebbe pulito, però lo farò girare e basta. Ho deciso. Forse è un pirlo, come dire. Cosa posso metterci? Cercherò qualcosa. Ci metto un po' di carta. Mi fotto. Tanto questo è un tritacarte. È giusto che la sicurezza sia fatta con della carta. Allora, vediamo se ci riesco. 1, 2, 3. Ora, se riesco a metterci questo. No, non ci riesco. È troppa la carta, è troppa. È troppa carta. Togliamone un po'. Vediamo. Sì, sento che lo spessore è giusto. Lo sento. Ecco. Ha fatto il magico click. E adesso proveremo a fare girare questo oggetto meraviglioso. Beh, gira. E lo accendiamo dalla spina. Guardate, ci ha donato dei doni. Ora io lo accenderò così. Ecco. Benissimo. Però sta girando al contrario. Se io metto la carta dall'alto non succede niente. Come mai? Forse perché questa è la... Non capisco. Eh sì, qui così gira al contrario. A meno che non voglia della carta. È un mistero. Oggetto è un mistero. Perché lui così, magari se lo accendo, sì, sta girando al contrario. Quindi da sotto aspira la carta e dovrebbe ricomporla a questo punto. Ora io ho staccato la spina, quindi posso pulire queste ulteriori cose meravigliose che questo oggetto ci ha regalato. Quindi c'è qualcos'altro che non va, a parte il grasso un po' asciutto. Però lui gira. Ok, il motorino ha delle spazzole, bisognerà fare un po' di interventi. Vediamo di buttare questo schifo. Guardate che meraviglia, guardate. È meraviglioso. Buttiamolo in terra. Aspetta, perché io mentre stavo smontando qua ho capito un'altra cosa, ho capito che non deve partire appena si preme l'interruttore, quindi adesso lo richiudo. Ma c'è un'altra sicurezza, praticamente c'è un sensore che legge quando uno inserisce un foglio, e quindi per questo non fa niente. E quello che ho attivato è semplicemente un indietreggiare, un fai andare indietro il fogli. Ricomponili insieme, un ricrea ciò che hai distrutto, un
non lo so, un qualcosa, forse quasi mettevo una chiavetta per fare andare indietro ciò che invece dovrebbe andare avanti, perché ho scoperto che c'è un sensore ed è qui effettivamente, è proprio qui. Ah, questo macina anche le carte di credito, quindi potrei macinare la mia carta di credito. Va bene, allora adesso lo accendiamo, lo accendiamo e ci mettiamo dentro questa carta. Ecco qua, in teoria adesso è acceso, però non succede un cacchio. Macinato, meraviglioso. Quindi così è acceso, così è spento e così va indietro. Magnifico, guardate, ho ottenuto come dei coriandoli, ma è una cosa spettacolare. Presto, maciniamo cose, maciniamo questa carta. Guardate che bello. È bellissimo. Fantastico. È fantastico, guardate cosa ottengo con questo oggetto magnifico, guardate. Questa è la gioia di vivere, vedete? Questa è una meraviglia dell'ingegno umano. Come ci siamo rotti? Allora cerchiamo. Ecco, una vitina da inserire qui. Questa la avvitiamo lì. Fatto. Non è proprio il massimo. Però penso che dovrebbe andare. Infatti. Ok. Spento o acceso? Così è acceso o spento? Vediamo. È acceso. Perfetto. Mentre così è spento. Quindi noi lo possiamo accendere. Lo possiamo accendere e possiamo infilarci, che ne so. Cosa possiamo shreddare? Vediamo se trovo. Un bicchiere di plastica. Beh, ci ha messo un po'. Però devo dire. Devo dire che è funzionato. Ho ottenuto dei coriandoli di plastica. Ora io ho pezzi di plastica. La macchinetta è spenta. Ecco qua. La riaccendiamo. Facciamo andare indietro. Sì, ho ancora dei pezzi di plastica dentro. Diciamo che... forse non è proprio il massimo per la plastica. Ecco qua, spenta. Bello, funziona. Cos'altro possiamo mettere dentro? Vediamo. Vediamo, lo so io cos'altro possiamo mettere dentro. Questo.
po' troppo. È effettivamente un po' troppo. Abbiamo provato, forse in pezzi. In pezzi funziona, quindi in singole parti, magari senza il dischetto metallico, anche se ho una gran voglia di provarci. Questo era un dischetto guasto, ovviamente. Come vedete funziona. Un po' di schifezze. A questo punto io ci metto anche questo. Wow! Ce l'ha fatta! Va bene, abbiamo abusato di questo meraviglioso oggetto, direi che può bastare così. Ecco a voi un bicchiere di plastica e un floppy disk. Floppy disk rigorosamente guasto. Ah, ecco, qua c'è il bicchiere di plastica. Molto, molto interessante.